Entrerà in vigore giovedì la nuova ordinanza per la valorizzazione delle arti di strada che contribuiscono a rendere Napoli città turistica. L'iniziativa, voluta dal sindaco De Magistris, ha l'obiettivo di promuovere la cultura, l'arte e il commercio, garantendo al tempo stesso la quiete e il decoro urbano. Il provvedimento è frutto di un confronto con commercianti e artisti e intende anche richiamare cittadini e visitatori nella zona a traffico limitato recentemente istituita nel centro storico. Noi liberiamo le strade devono essere riempite. Gli artisti di strada sono una risorsa del paese, della città ed è cultura. Cultura è tanto il San Carlo quanto gli artisti di strada. Quindi bene, questa è la direzione giusta, anche per dare una mano ai commercianti che insieme a noi possono rendere sempre più viva la città in tutti gli angoli, in tutti i vicoli, in tutte le piazze, in modo che le persone vanno in strada e insieme alla cultura, magari fanno anche acquisti, quindi anche l'economia si rimette in moto. Sarà proprio la nuova area pedonalizzata ad accogliere giocolieri, funamboli, cantanti che potranno esibirsi sul territorio cittadino rilanciandone la vocazione turistica e commerciale senza intralciare la viabilità. Io credo che la cosa principale, se si vuole valorizzare e regolarizzare l'arte di strada, sia di farlo assieme agli artisti di strada che sicuramente possono dare anche il loro apporto di esperienza come gente che quotidianamente vive la strada.